però appunto non considerate la Costituzione come un atto sacro. Se voi andate a studiarvi come è nata la Costituzione italiana, la Costituzione italiana è un compromesso tra forze di vario tipo, alcune delle quali abiette. Adesso sembra che i padri costituzionali, ma questi padri costituzionali chiedano. Voi sapete che la parte migliore, diciamo, quella che era il governo in quel momento, che esprimeva i comitati di liberazione nazionale, fu completamente esclusa a un certo punto, no? Da De Gasperi, con l'alleato con Togliatti, cioè De Gasperi e Togliatti si allearono per espungere il Comitato di Liberazione, Nazionale, che era l'unica forza che uno avrebbe detto, ma scusate, sono questi che hanno diritto di dire qualcosa. Quindi questo testo costituzionale è il compromesso, è anche quello che dici tu, ma è il compromesso tra forze diverse. E d'altra parte è così, le costituzioni, mica quelle italiane, anzi quelle italiane, anzi, cioè, aveva una forza, siccome si veniva da una guerra, aveva una forza di questo tipo, però come tutte le costituzioni, quella precedente era stata emanata dal re. Lo statuto albertino precedente è emanato da un re, non è una forza popolare. E quindi bisogna sempre essere concreti. Le costituzioni sono norme fondamentali di un ordinamento statuale. Come tali non possono mica, non sono il Vangelo di Matteo. Sono il risultato di, se si studia, sapete, è interessantissimo studiare gli atti che hanno portato, perché ogni articolo è stato discusso. Però venivano discussi da qualcuno, per esempio, non so, faccio un caso, all'interno della Democrazia Cristiana c'era un signore rispettabile che si chiamava Dossetti, che per esempio ha fatto una battaglia perché fosse inserito anche il diritto di resistenza nella Costituzione italiana. Però dall'altra parte, nella Democrazia Cristiana c'erano dei fior di farabutti che erano la maggioranza, e perché bisogna dirlo, ma che adesso De Gasperi è un santo. De Gasperi, certo, comparato a Draghi, è un santo. Ma anche... La Costituzione, che dici, quando tu vai a studiare, vedi che ogni articolo c'è qualcuno che cerca di dargli una forza di principio di libertà, e immediatamente una maggioranza che sì, ma allora, quindi no, quindi, insomma, questo, cioè, se voi lo leggete con attenzione, poi vedete che ogni articolo è un compromesso che poi permette il contrario di quello che dice. Quindi è vero che c'è anche una manipolazione, perché appunto si interpreta tutto in un senso, però c'era la possibilità di interpretare quel senso. Quindi, diciamo, ho detto questo appunto, quindi io non credo, quindi, che, come dicevo prima, non è che non si debba fare una battaglia sui diritti. Certe volte praticamente può essere importante, perché la si può anche sfruttare, no? Quindi, per esempio, non so, quelli che hanno fatto ricorso al TAR, certe volte, insomma, capite, però mi pare che uno come noi deve pensare, conoscete la differenza tra tattica e strategia? Questa è una battaglia, e in una battaglia che facciamo tutto ciò che è necessario per vincerla. Quindi, però, se devo pensare a quello che voglio alla lunga, e non può essersi, di nuovo casco nell'idea che devo ristabilire un'altra legge, un'altra costituzione, sarà per forza nello stesso ordine. Questa critica che fa bene, appunto, ogni violenza che pone il diritto partorirà poi una violenza che lo conserva. Quindi il potere costituente partorisce il poliziotto, ma bisogna che lo capite, questo è così, cioè, ogni potere che pone il diritto poi dall'altra parte ha bisogno di una violenza che lo conserva. Quindi il poliziotto e l'assemblea costituente e poi tutto l'ordine giuridico, costituzionale, giudici, le prigioni, queste fanno parte della Costituzione, non è che la Costituzione non prevede le prigioni. Siccome non si può negare, per esempio prima ho accennato alle prigioni, ora che in una società esistano delle prigioni è una cosa immonda, però nello stesso tempo capiamo anche perché ci sono le prigioni, no? Però appunto, quindi, che cosa dobbiamo fare? Se noi diamo per stabilito che no, che ci devono essere assolutamente le prigioni, e quindi facciamo delle leggi sulle prigioni, è difficile, diciamo, bisogna tenere insieme questi due momenti. Che significa questo, no? Quando io parlo di un potere, o anzi di una potenza destituente, non intendo appunto un potere omogeneo a quello costituente, ma un'istanza che in qualche modo possa agire, ma non necessariamente sul piano della legge.
non so come dire, nella nostra tradizione, per esempio, della politica europea, come sapete, no? Questo bipolarismo che io ho accennato in qualche modo non è che non è mai esistito, per esempio, per secoli, nella nostra tradizione politica, questa cosa è stata rappresentata da due poteri, quello della Chiesa e quello dello Stato. Guardate che importantissimo, se voi non potete capire la storia d'Europa se non capite che c'è stata questa bipolarità, la quale si traduceva poi a volte in conflitti e a volte invece in alleanze e abbiette, così. E adesso, come vedete, per esempio, è curioso che la Chiesa abbia totalmente abdicato a porsi con costanza questo genere. Cioè, incredibilmente, la Chiesa si è posta come potere subalterno a quello statuale, ma subalterno nel senso proprio forte e tecnico, cioè ha dichiarato ufficialmente di essere subalterno, che è un atto nuovo, perché appunto nella tradizione, come vi dicevo, c'erano stati alterni vicende. Quindi questo fa vedere come noi andiamo verso una società in cui queste istanze, per dire bipolari, queste istanze di contrappeso, no, ai poteri, stanno man mano scomparendo. No? Perché questa società è pericolosa? Perché andiamo verso una società che non conoscerà, sembra non conoscere istanze destituenti in questo senso. Questo, tra l'altro, non so, per esempio a Roma, no, Roma, come sapete, c'erano due poteri, il Senato, che non aveva il potere della spada, no, non poteva prendere decisioni, e poi l'imperium del console. Per esempio, era un potere, anche lì era bipolare questa società, quindi diciamo, le istituzioni che hanno un elemento di bipolarità sono più interessanti, però il moderno, con la teoria della sovranità della legge, è andata contro questa cosa, per cui noi viviamo in una società in cui di fatto è inutile farsi vedere così. Se domani viene votata una legge che bisogna ammazzare tutti i bambini, sarà votata ed eseguita. Perché? Perché manca questa distanza che fa il contrappeso. Chi se ne verrebbe quando lo mettiamo? No? La Corte Costituzionale per prima direbbe lecito. Vedo perché la chiami come una soluzione, che vuol dire che gli italiani dovrebbero prendere coscienza. Noi vediamo che di fatto non è così. Quindi che significa che dobbiamo, che gli italiani dovrebbero prendere coscienza? Sì, gli italiani dovrebbero prendere coscienza. Però questa non mi pare una soluzione, nel senso che se prendono coscienza, ma non mi pare che prendano coscienza. Quindi il punto è appunto che cosa. Mi sembra sbagliato porre il problema come una soluzione. Mi pare che poi siamo d'accordo, perché io questo stavo dicendo, no? Il sistema politico sta evolvendo nel senso che hai detto tu, proprio così. Anzi, se vogliamo precisare, no? C'è proprio un modello giuridico-politico che sta dietro a questo, ed è questo modello giuridico, paradigma giuridico-politico che si chiama lo stato amministrativo, administrative state, che è stato elaborato da questo giurista americano Sunstein, che ha pubblicato non a caso subito anche voi in Italia. Che cos'è questo stato amministrativo, come dicevi tu? Lo stato amministrativo è uno stato che privilegia soltanto la funzione, chiamiamola di governo, la funzione di amministrazione, perché ricordate, il concetto politico fondamentale non è quello che si pensa, lo Stato, le libertà, la Costituzione, questi nomi vuoti astratti. Il problema è capire che cos'è il governo. Allora, questi teorici stabiliscono appunto una supremazia di quella che chiamano amministrazione o governo, la quale appunto, essendo questo il punto fondamentale, prescinde dai poteri costituzionali previsti, che sono il legislativo, l'esecutivo e il giuridico, e questa funzione di governo si emancipa da queste tre, tant'è che può prendere addirittura delle persone che non fanno parte. La cosa strana che appunto che tu dicevi, credo forse da noi in Italia siamo governati da persone che non fanno parte del Parlamento. Draghi non è, ma da anni è così. E queste commissioni che decidono tutte, questa commissione di criminali, di orologi, criminali, non c'entra niente, è un potere esterno alla Costituzione. Appunto, si viene a creare, per così dire, un leviatano amministrativo che in nome di un
preteso interesse collettivo, prescinde dai poteri costituzionali e dà vita appunto a agenzie di puro governo che possono anche prescindere del tutto, essere formati appunto da una persona che viene da una società economica. Draghi, chi è Draghi? Ma sarà sempre appunto questo è il modello, diciamo, che hanno in mente, appunto, che è un modello teorizzato. E quindi sì, certo, sono d'accordo con te, però appunto il problema appunto è quello che tu chiami la presa di coscienza, è un concetto che ha sempre fatto l'Italia negli anni del 68, quando si diceva tanto, bisogna prendere coscienza. E anche, ricordate Lucas, l'idea che ciò che definisce il proletariato è la coscienza di classe. Eh sì, ma che cos'è una coscienza? È quella della rivoluzione sovietica, no? Si era posto il problema appunto di come fare perché l'istanza rivoluzionaria fosse conservata, no? Forse ricordate questo concetto della rivoluzione permanente, cioè, insomma, è un problema che aveva a che fare con questo, cioè non possiamo credere di aver fissato, perché se lo fissiamo, infatti, quello che è successo. Quindi è un problema che ovviamente esiste, no? Però appunto io, per tornare a quello che dicevo, mi sembra appunto un problema pragmatico. Credo che non sarebbe utile fissare una specie di testo costituzionale o di principio, per la ragione che abbiamo detto. Nello stesso tempo può essere utile per discutere con gli altri delle cose più pragmatiche. Nell'Unione Sovietica, appunto, no, si è dato un fenomeno di dissenso straordinario, che per esempio si traduceva, se vogliamo parlare di testi scritti, nella circolazione dei Samizdat, che è stato un fenomeno che non potete immaginare l'importanza che ha avuto. Quindi non è che questi problemi non si sono posti, dipende appunto da quanto si ritiene che il potere che si ha di fronte sia, come alcuni ritengono, tali che ci si può dialogare, che possiamo influire, che possiamo agire, che possiamo, per esempio, come alcuni ritengono, farci eleggere deputati in questo ignobile Parlamento, che non serve proprio a nulla che ci sia un deputato in turno. E, oppure, se si pensa che questa società, questo potere che si è costituito nel senso che abbiamo detto, è qualcosa di fronte a cui invece bisogna fare un'attività, per così dire, clandestina, perciò ho citato l'identità, che nel nostro caso non sarebbe clandestina in senso stretto, però che significherebbe appunto dar vita a attività parallele, come quella che, questa che stiamo facendo qui, è per così dire un'università parallela, no? Mi sembra che queste cose siano, però in tutti i campi, non solo la lezione universitaria, per riuscire, per esempio, sul piano anche delle, non so, delle attività produttive, gli scambi, commercio, per dire, ma se... E però appunto la risposta dipende anche da quanto si ritiene che il potere sta evolvendo in una direzione, diciamo prima, tale che non tornerà indietro, quindi che non si tornerà alle cosiddette stati di libertà, diritti che creeranno prima, no? Tenete per esempio un'altra cosa che è cambiata completamente. E anche questo è un concetto che esiste nella tradizione giuridica, il concetto della libertà autorizzata. Allora, che cosa è successo? Guardate che è una trasformazione enorme che è stata accettata come andarsi da sé dagli intellettuali, dai professori di diritto. Allora, le libertà ovvie, la libertà di uscire di casa e camminare, non è stata mai considerata come necessitante un'autorizzazione. Il paradigma di governo che adesso è stato instaurato è tale che non c'è alcuna attività umana che non possa e non debba essere autorizzata. Potete fare, ma dovete essere autorizzati. Questo è, insomma, quello che è avvenuto. Questo è un concetto, ma che stravolge completamente non la testa, ma la vita degli esseri umani. Cioè la gente pensa che andare al diritto è qualcosa che ci vuole l'autorizzazione, è così. Guardate, domani ci sarà una norma che dirà che per andare a operare devi avere il passo in casa tua. Ma guardate che sto dicendo, cioè, l'idea di libertà autorizzata cambia completamente il paradigma. Prima eravamo abituati che c'erano degli esercizi di libertà che per la loro rilevanza rispetto agli altri c'era, avevano bisogno di questa, però c'era una grande
cosa tipo quella di andare a uscire di casa a passeggiare, andare al cinema, che non era oggetto di una possibilità, nessuno aveva pensato che si poteva regolamentare, ma nessuno l'aveva mai immaginato. Eppure adesso questo concetto di una libertà autorizzata è passato, tant'è che la gente che ha il Green Pass crede che ho il diritto, che bello, ho l'autorizzazione di andare al cinema. Per dire, ciò sono dei grandi cambiamenti che stanno avvenendo. E quindi appunto dipende adesso, se uno pensa che questo ordine di potere che abbiamo di fronte sia un ordine con cui è possibile una dialettica giuridico-politica del tipo tradizionale, come pensa per esempio Mattei, quindi che sia possibile, magari io mi faccio leggere al Parlamento e agisco. Io penso che in ogni caso dubiterei di questa soluzione, insomma, sarei piuttosto che l'importante è costituire appunto, come dicevamo, una comunità nella società. Non che non debba poi, questo significa che ci sono dei rapporti, no? Però insomma che l'essenziale è appunto questo, non pensare di poter, potrebbe anche essere che mi sbaglio, che si tornerà, però io la mia impressione è che questo modello che ho chiamato Leviatano amministrativo, delle libertà autorizzate, cioè, è il modello che si imporrà. Cioè, pessimismo e ottimismo non sono due categorie di pensiero, quindi non è il caso. Nello stesso tempo, appunto, potrebbe anche essere possibile che, per esempio, il fatto che i poteri delle società industriali avanzate abbiano scelto una forma così estrema come il terrore sanitario, perché questo è avvenuto, no? Hanno scelto come paradigma di governo una forma estrema. Potrebbe anche essere che questo non è una dimostrazione di forza, ma una dimostrazione di debolezza, nel senso che evidentemente hanno ritenuto che non potevano continuare come prima se non ricorrendo a un paradigma veramente assurdo, no? Estremo quello che è successo. Quindi potrebbe anche essere che sia una forma di debolezza, che quindi questa cosa, questa macchina che hanno messo in piede non funzionerà, crollerà. No? È anche difficile mantenere a lungo un paradigma di governo fondato integralmente sulla menzogna. No? Questo che abbiamo oggi, integralmente la menzogna è sempre stata buona parte, adesso è integrale. Darsi anche che non ce la fa, perché sia stata una scelta sbagliata. Quindi questo sarebbe, come dire, una cosa da tenere presente. Quanto poi, insomma, il problema che dicevate, la coscienza di classe, tu stesso sembra che hai detto che il problema di una coscienza di classe oggi ti sembra difficile trovarlo, proprio perché c'è stata questa specie di pseudo-realizzazione di una società senza classi, con classi, no? C'è stato questo far sfumare, no, le differenze di classe. Se pensate alla scomparsa della classe operaia, no? Un fenomeno incredibile, no? Questa figura, per presente, no? La società in cui sono nato io era una società in cui la maggioranza degli italiani era ancora una società dal punto di vista economico produttivo contadina, no? Quando io ero piccolo, il 70% degli italiani esercitava l'attività agricola. È stato in brevi un paio di decenni questa classe contadina è stata fatta sparire in nome di un'altra classe che doveva sostituirlo, che era la classe operaia. Questa classe operaia, quell'altra era durata 5.000 anni, questa classe operaia è durata 30 anni, 50 anni, è sparita rapidissimamente. Quindi vedete un po' che parecchio. Nello stesso tempo non credo che questo significhi, come alcuni pensano, che l'essere umano sta avvenendo una mutazione antropologica per cui l'essere umano si convertirà in un essere post-umano. Non so, io credo piuttosto che essere umano non è qualcosa di definibile, sono d'accordo. Anzi, l'essere umano è, come vediamo, qualcosa che può essere infinitamente distrutto, come è stato detto da qualcuno, no? Cioè, però proprio questo fa sì, infinitamente non puoi, non è vero che forse sia possibile un salto a un post-umano, perché se così fosse, secondo me coinciderebbe, come sembra per tante altre cose, con il contrario, con una decisione di estinzione della specie,
Guardate che il fatto che l'umanità si sia vaccinata in enorme quantità è una scelta di tipo suicida. Cioè, si potrebbe pensare che questo corrisponde a un impulso verso la propria autodistruzione, no, per esempio. Quindi, non so, i problemi sono complessi, però io credo che no, che forse proprio perché l'essere umano si definisce sempre anche questo rapporto con il non umano, no? Perché noi, l'essere umano, è sempre in corso di diventare uomo. Non siamo qualcosa di definito, che essere umano significa questo. L'essere umano è un continuo processo in corso, no? Che quindi mantiene un rapporto con l'animale, con l'umano, cioè. Però quindi non credo che sarà veramente possibile passare a un altro modello, perché l'umano si deumanizza e diventa un'altra specie, perché credo che questo coinciderebbe allora con l'estinzione della specie.